Nicola conosce a memoria tutti i classici della canzone italiana. Fabrizio e Salvatore si dividono alla batteria, Jessica e Antonella si occupano di tamburelli e percussioni, Chiara è una presentatrice perfetta. Ogni concerto non è mai uguale all'altro, cambiano i brani in scaletta, si alternano i componenti del gruppo, ma buona musica ed emozioni sono sempre garantiti. Loro sono gli amici di Damiano, la band sin dalla sua fondazione ha scelto la musica per abbattere barriere e pregiudizi sulla disabilità, parlare di inclusione e farlo in coro. L'ultimo concerto lo hanno tenuto da Zasso a Campobasso, con il locale per l'occasione pieno di gente e di entusiasmo. I ragazzi, quando hanno dovuto scegliere il nome del gruppo, non hanno avuto dubbi. Gli amici di Damiano, Damiano e Damiano Paolo Antonio, che è il chitarrista ma anche l'anima del laboratorio musicale dal quale è nato questo progetto. Tu come ti chiami? Salvatore. Che suoni la batteria? Sì. Chi vi ha insegnato? Damiano. Antonella, tu che cosa fai in questo gruppo? Suono. Che strumento? Tamburo. E com'è suonare in questo gruppo? Ti diverte? Ti piace? Sì. E com'è suonare nei locali davanti a tante persone? Ti emoziona? Oh, bellissimo. Cantante. Quindi sei proprio il frontman. Sì. Io è un altro ragazzo. Senti, che canzoni ti piace cantare? C'è un genere che ti piace di più? L'Intertoni, Sapore di sale, Il mondo, Anima mia, un po' di tutto, diciamo. Ti ha coinvolto Damiano in questo gruppo, il gruppo perciò si chiama Gli Amici di Damiano. Sì, l'ho inventato io perché nessuno sapeva come ci dobbiamo chiamare. E detto amici Damiano, detto Attilio, va bene, sono accordato questo nome. Com'è esibirsi? Perché un conto è suonare magari nel privato di casa vostra, un conto è esibirsi davanti a tanta gente. E oddio, con le persone è un po' di imbarazzo perché ti fissano in continuazione, infatti porto sempre gli occhiali, infatti perché... Così, proprio come una rockstar vera. Eh sì. Fabrizio, allora com'è stare in questo gruppo? Vabbè, siamo tutti insieme, anche... io faccio musicista, sono Canetto, stasera il mio ragazzo. È emozionante suonare davanti a tanta gente, no? Sì, di fatto molto di più, anche la prima volta che ho suonato mi sono sentito molto emozionato. Che musica ti piace? La musica italiana. Damiano com'è? Damiano come leader del gruppo? Bravo! Ogni voce, ogni musicista che si aggiunge durante gli spettacoli amplifica il messaggio. Per me è stata un'emozione, ti racconto come li ho conosciuti. Era da poco morto mio padre, quindi... E la prima cosa che mi ha fatto ritornare la voglia di suonare è incontrare loro. Quindi un'esperienza unica. Tutti possono unirsi alla band per una sera, anche una giornalista del TG1 come la molisana Felicità Pistilli. Da cittadina lo faccio, unirsi a loro significa avere un'idea di società inclusiva. Allora a me è successo di avere l'opportunità di andare a un festival in cui si parlava di inclusione e ho deciso di portare gli amici di Damiano con me. L'idea della band è la sintesi, la metafora della società, perché in una band, in un'orchestra, nessuno esiste senza l'altro o l'altra che gli suoni accanto. Quest'ultima serata ha visto il gemellaggio con il progetto che si chiama Riferiamoci e che è dedicato alla tutela dei minori e al sostegno genitoriale. La band Amici di Damiano invece è in attività da diversi anni, con concerti anche fuori dal Molise. Tutto ha preso vigore nel periodo buio della pandemia. È un progetto che ha radici lontanissime all'interno dei centri socioeducativi unificati del comune di Campobasso, dove insomma c'è sempre stato un laboratorio musicale. Poi durante il periodo del Covid abbiamo un po' intensificato queste attività, soprattutto di comunicazione alternativa a quella standard. Attraverso la musica ci sono stati i primi pionieri come locali, come membri della società civile che hanno creduto in noi, tra cui Rosario di Zasso, che è stato il primo che ci ha invitato una prima volta, e poi sull'onda di questo successo ci siamo lanciati.